Allora Antonio, dalle tue performance su Telenorba e dalle tue serate notturne Varesi all'Umberto Re Show, cosa ci dici di questa bella serata? Ah, questa sì, è stata simpatica, una serata carina, abbiamo scherzato tantissimo, abbiamo riso, abbiamo raccontato un po' di cose che magari sullo scherzo volevamo lanciare qualche messaggio, sì, simpatico, molto, molto simpatico. Quali sono i tuoi prossimi impegni? Sto ovviamente organizzando l'estate 2016, che esco con una banda che si chiama La Banda Caribe, quindi usciamo con Antonio Da Costa, I Subanda Caribe, quindi questa banda Caribe che è composta da due percussionisti brasiliani, una tastierista, un percussionista mangiatore di fuoco, danzatore di capoeira, due ragazze brasiliane, delle ballerine brasiliane, una contorsionista cubana, una danzatrice di danze popolari della nostra terra e ovviamente il programma che spazierà un po' dai classici miei brani, quelli più famosi, quelli che la gente riconosce e che continua a ballare, a qualche cover che ho inserito dentro, sempre a modo mio, rivisitate con la mia personalità musicale, insomma, quindi ci incontreremo nelle piazze, l'obiettivo è appunto quello, incontrarci un po' nelle piazze del sud Italia e prevalentemente da Napoli in Sicilia, quindi il sud. Parli prevalentemente. Del tuo nuovo CD? Allora, il mio nuovo CD, per la verità ne ho fatti quattro, uno dietro l'altro, quindi sono tutti quattro nuovi. C'è Periodo Speciale, che è un CD prettamente chitarristico, e tutti questi CD li potete trovare sui portali digitali, insomma, quindi trovate tutta la mia discografia. Questi quattro CD, gli ultimi quattro, uno si chiama Periodo Speciale, è un CD totalmente chitarristico che l'ho fatto, ho fatto una fusione fra il flamenco e le ritmiche cubane, registrato interamente a Cuba. Poi ho fatto Paraíso, che contiene un altro CD dove ho inserito molti special guest del mondo dello spettacolo cubano, quindi anche quello registrato interamente a Cuba. E poi ho fatto un The Best fantastico, dove troverete tutti i migliori brani, non i migliori, per me sono tutti belli, i migliori dal punto di vista di festa, di allegria, cioè i brani che sono stati più gettonati, più usati, quelli che hanno avuto più fortuna degli altri, insomma. E l'altro è quello da sud a sud, quindi questa fusione dal sud Italia al sud America. Senti Antonio, nelle tue, ascoltandoti anche durante lo spettacolo, ti si sente parlare spesso delle tue esperienze all'estero? Sì. Hai parlato degli Stati Uniti, ora hai parlato di Cuba. Sì. Quanto è importante per te l'estero, per la tua produzione? Ah no, per la mia produzione è vitale, fondamentale, perché poi quando vivo molto tempo qui comincio a perdere energia, insomma, quindi il Sud America per me è una fonte di energia, ricarichi le batterie. Sì, è come se sì, vado lì e solitamente lo faccio quasi, l'inverno sono quasi sempre lì, quindi vivo lì con i musicisti, quindi incontro proprio i musicisti, creiamo, misceliamo io con loro, loro con me, facciamo delle cose. C'è stato anche, ho rifatto un brano molto bello a Cuba, ho rifatto Chan Chan in versione strumentale, e l'ho fatto, abbiamo fatto un video tra cui stava nel premio Lucas, che è il premio più importante della televisione cubana. I prossimi appuntamenti? No, in questo periodo stiamo proprio fermi, sto preparando lo spettacolo, partiremo da maggio ovviamente, manca più o meno un mese. Quando ti rivedremo? In TV per esempio? In TV? Beh, questo non lo so, in TV non ho proprio idea, perché in questo momento sono concentrato sull'estate. I nostri lettori dove ti potranno vedere? Oh, Facebook, tutte le novità le trovate su YouTube, quindi video, tutte le novità mie su YouTube. Se volete incontrarmi ovviamente virtualmente, avete il portale di Facebook, come tutto il mondo ci sono anch'io, e il mio sito, che è www.antoniodacosta.com. Ok, grazie Antonio. Un saluto a tutti. E alla prossima. Alla prossima.